Avvocato, è stata una panoramica sull'arte contemporanea e che forse ci ha aiutato anche ad avere una comprensione su quelli che sono stati gli anni che ci hanno preceduto e che ci hanno portato fino ad oggi. Più che la comprensione, direi lo stupore attraverso il quale Caroli ci descrive questa sua meraviglia, quasi di ventenne, diciassettenne, il primo incontro con la pop art 1964, e l'incontro si dipana attraverso gli occhi di Caroli. In realtà Ferrari ha detto il vero dipinto è il suo. Ecco, io invece credo che il vero dipinto sia proprio lo stupore di questa partecipazione collettiva di fronte alla cosiddetta arte moderna, quando l'arte diventa fisicità ed entra quindi in un contatto e anche in un'Italia che era completamente avulsa da un certo tipo di storia dell'arte. E quindi Caroli ci fa un grandissimo dono di questo testo che è splendido, che accompagna quindi il lettore attraverso i suoi occhi stupiti e poi uno stupore che diventa anche nostro nell'osservare queste meraviglie che in fondo hanno una grande coerenza, no? Perché in realtà lui dice: oddio, sì, è vero, c'è sempre questa paura di fronte all'arte moderna che siano delle fregature, no? Ecco, in questo c'è tutto Caroli, perché in realtà parla della fregatura, ma poi parla della grande coerenza dell'arte moderna. C'è anche molto di lui in questo libro, è una Moltissimo. sorta di autoritratto. Sì, c'è proprio in fondo il suo voler guardare. Dapprima nell'altro libro con gli occhi dei suoi grandi maestri, tra cui Gombrich, ma non solo. E in fondo questo sguardo, non dimentichiamoci che il suo grande romanzo si chiama Voyeur, quindi lui ha sempre questi grandi occhi attenti che ti squadrano, ti scrutano, ti criticano, ma poi narrano e narrano molto molto bene. Lui si arrabbia molto quando io dico che è un grande divulgatore, perché lo storico dell'arte si deve arrabbiare. Secondo me lo storico dell'arte, se ha una storia, la deve divulgare, altrimenti che storia è?